Ciao a tutti, bentornati su Antimeta, siamo il Loren. E che robe? Siamo qua con questa prima sfida dei mezzi Commander di Modern Horizon 3. Abbiamo a sinistra il più atteso, il più gettonato, che robe con il mazzo Eldrazi Incursion, capitanato da Ulalek. Fuse Atrocity. Mettiamolo a fuoco. Costa 5 mana, ibridi tra incolore o colorato, ognuno di un penta. È un 2-5 con vacuità. Quando lanci una magia Eldrazi, puoi pagare 2 mana in colori. Quando lo fai, se lo fai, scusate, copia tutte le magie che controlli, poi copia tutte le altre abilità attivate innescate che controlli. Puoi scegliere nuovi bersagli per le copie, quindi è una bomba perché potenzialmente ci fa un sacco di Cose. cose. A destra invece userò Graveyard Overdrive, il mazzo a tema Tarmogoyf, il tribale Tarmogoyf, l'Urthgoyf. Ecco qua, capitanato da Disa the Restless, costa 5 con i tre colori Jund, 5-6. Ogni qualvolta un permanente Lurgoyf è messo nel tuo cimitero da qualsiasi zona che non sia campo di battaglia, mettilo nel campo di battaglia. Quando uno o più creature che controlli fa un danno quotiente a un giocatore, crea un token Tarmogoyf. Token Tarmogoyf che lo conosciamo, la creatura più iconica del gioco. Ne facciamo vedere uno. Sono puramente spariti, eccoli qua. Token Tarmogoyf sarebbe un X più 1 dove forza e costituzione sono pari al numero di tipi di carte nei cimiteri. Costituzione naturalmente uno in più perché alla peggio è 1-0-1. Bene, Ok, ragazzi, un like per supportare il video e il canale. vediamo che inizia. Vediamo chi inizia. Tua, Che robe tira uno. fuori dal cilindro? Un bellissimo E 2. non inizierò io. Due, anche tu. No, Wow. potresti iniziare anche te. Uno. 1. Dai. Signori. Sette, inizierò io. Che rimontone qua Uno, che. tre, quattro, cinque, sei, sette. Sembrava spacciato e invece. OK. Va bene. Io tengo. E anch'io tengo e inizierò mettendo ad Arcar Wastes. Tappa aggiunge incolore oppure tappa aggiunge bianco o blu e mi fa un Pendere, danno. pesco. Forgotten cava tappata, aggiunge rosso. Pesco. Wow, metto un'altra Painland. Sì, beh, io inizierò a giocare tipo al turno 6, turno 5, immagino. Stappo. Vabbè. Se pesco 5 terre. Come tutti i cosoni Eldrazi. Eh sì, se pesco 5 terre magari riesco a giocarlo Allora, comandante. io Mi spacchi una terra. sono costretto a fare così e a fare Faithless Non Looting. fa Pesco fallo. 2, poi scarto 2. Ok, fai bene perché Scarto almeno. al Conte della Crudeltà Almeno vedi delle e terre, forse. un frutteto esotico. No, è una palude. Quindi Poi scarti terre, tu hai potenzialmente più terre di me, dannato. gioco il frutteto esotico. Quindi ti aggiunge blu, bianco, Bianco, nero, nero, rosso. rosso. Vai. Tranne il verde, va bene, tanto ce l'avrò proprio poi, pesco. Gioco un'altra terra e io sono bloccato a mana, passo. Stappo, pesco. Forse tenere contro terra non è stata una buona scelta. Torre di comando. Tappo 2. Anziano della tribù Sakura. Passo. Pesco, che bello, una pianura. Tappo 4, gioco l'archivio nell'etro, che mi aggiunge due incolori. Sacrifico l'anziano. Passo. Rampo una foresta. Spero di trovarla. Ci sono le foreste? Yuhu. No, non ci sono le foreste. Sì, c'è la foresta. Foresta nera. Posso andare? Immagino di Sì, sì. io ho detto passo, Ah, tanto ok. questo filo tappo aggiungo Stappo, due incolori ma non faccio pesco. niente. Allora il comandante costa 5. Direi che allora è il momento di chiamare in causa Disa, the Restless. Cosa fa? Non lo parlo più. Quando un permanente Ludgoif è messo nel cimitero da una zona diversa dal campo di battaglia, posso metterlo in campo. Ogni volta uno o più creature che controllo fa un danno quotiente a un giocatore, creo un token Tarmogoyf.
Passo. Uffa, è potente. Pesco! Beh, io tapperò... No, beh, facciamo il comandante. Diciamo che mi tengo stappata... In realtà i colori non mi servono, quindi... 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. Questa mi dà bianco, le altre tutte in colore. Chiaro. E gioco Ulalek. 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 Ulalek che muore se para. Quindi Ulalek è lì per far niente. Stai lì e fai bravo Ulalek. Allora, io potrei tappare 2. Sì. Per giocare un talismano dell'impulso. Poi, mettiamolo qui che non ci sbagliamo. Poi potrei fare una cosa bellissima, tipo uccidere il comandante subito. Tappo 1, 2, 3 e lancio con flashback Faithless Looting. Ah, ok, quella. Pesco 2 e scarti 2. Scarto questa e. Porca, tutte belle. Tutte belle, tutte belle. Scarto l'Exterminator Magmark e il Necrogoif. Si attiva lì Disa quando un Lurgoif, e lui è un Lurgoif, è messo in cimitero da una zona diversa dal campo di battaglia, lo metto in campo. Quindi hai un... Lui è un... cioè creatura, artefatto, terra. È un 3-4. 3-4. All'inizio di ogni mantenimento di ogni giocatore, quel giocatore scarta una carta. No, che due scatole. Eh sì. Questa cosa mi dà fastidio. Dà fastidio anche a me, però sarò costretto ad attaccare con Disa 5-6. Io prendo perché il mio comandante se non muore. Ok, allora farò un token Tarmogoyf. Passo. Allora, stappo, mantenimento, scarto 1. Scarti 1. Scarto l'Eldrazi Monument. Artefatto, giusto? Sì. Quindi non si potenzia di niente perché l'artefatto c'è già. Pesco, wow. Tappo 1, gioco il Sol Ring. Bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non lo so se mi conviene. Che schifo, che schifo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gioco Ugin, entra con 4 di fedeltà. Le magie in colore che lancio costano 2 in meno per essere lanciate. Più 1, distruggi target permanent. No, dai, per adesso faccio il più 1. Trova 5. Sì, la prima carta del mio grimorio faccio in giù e guardala. Crei una pedina. Creo una pedina spirito, mi sembra. 2-2. Che quando muore puoi prenderla in mano. Posso prendere in mano la carta che è esiliata. E... non ti attacco. Sono quindi, dei 3-4. E quindi passo. Stappo. Devo scartare una carta. Scarto l'Evolving Wilds. Pesco. Anche te sei costretto a scartarne. Sì, all'inizio del mantenimento di ogni giocatore. Beh, te però quel fa giocatore anche, fa anche. Sì, riempio. Se scarti un altro Tarmogoyf lì entra in campo. Tappo 3 con questo tingo nero. Rideter's Charm. Scelgo uno tra, ti dico già cosa scelgo, un avversario sacrifica la creatura o il planeswalker che controlla col costo di mana più alto tra le creature e il planeswalker che controlla. Io sacrifico Ugin. Sei costretto, quindi... Beh, creatura o planeswalker tra il costo di mana più alto. Ah, beh, questo qui è 5. 5. Vabbè, sacrifico Ugin, cosa ti devo dire? Questo qui è stappato, né? Questo è stappato, e poi aggiungo verde pagando una vita, aggiungo nero e rosso. Maelstrom Pulse, distrugge un permanente non terra e tutti gli altri permanenti con lo stesso nome. Spacco Ulalek. Adesso basta. Adesso ho stregoneria, incantesimo. A parte che dici anche nei tuoi comunque. Stregoneria istantaneo, terra. Planeswalker.
creatura artefatto e Planeswalker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi sono dei 6, 7. Attacco con tutti. Io paro il più grosso. Un 6, ti metti altri 5 da comandante e una... E 11 in totale. Attenzione, i Lurgoif più veloce e fanno forza. Danno, quindi creo un altro Lurgoif, un altro Tarmogoif. Pesco, devo scartare, anzi no, prima scarto, prima devo scartare una carta. Devo scartare una carta. Scarto questa, pesco, gioco terra. Poi, visto che mi hai infastidito, iniziamo a tirare via un po' di roba. Con 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olis Dust. Distrugge tutto? Ogni giocatore esilia tutti i permanenti che controlla, che sono di uno o più colori. Poi i Tarmogoyf sono verdi. E quindi anche il comandante va a farsi un giretto. Perfetto. 1, 2, non faccio niente. Anzi, sì. Tappo 2, multi-kicker a 1. Passo. Stappo. Almeno mi dà qualcosa. Pesco. Ma io tapperò 5. Lancio Bloodbeard Challenger e a cascata. Cascata rapidità. A 5. A 5. Terra. Terra. E niente, entro un talismano. Va bene, meglio di niente. Meno che schifo non fa. Esatto, posso lanciare il comandante così. Passo? No, cioè, passo. Rapidità 4-3. 1, 2, 3, 4, vado? No. Tappo due neri, pagando una vita. Gioco Find. Faccio tornare fino a due creature nel mio cimitero in mano. Vabbè, ma... Vai. Pesco. E lì il mana sta crescendo, eh? Sì, ma il problema è che devo ricominciare da zero. Un 2, 3, 4, 5. 6, 7. 6, 7. Gioco Uralek. E basta, perché non posso fare altro. Passo. Stappo. Pesco. Allora. Il mana sta crescendo, ma troppo lentamente. Se io dovessi attaccare, tu lo pari e non succede niente. Quindi non triggera niente. Allora. Signor, direi che facciamo 1-2, gioco l'anziana della tribù Sakura, e poi 1-2-3-4 Exterminator Magmark. Quando lancio un istantaneo stregoneria che bersaglia un singolo permanente non terra che un avversario controlla, se un altro permanente controllato da uno o più if another opponent, se un altro avversario controlla uno o più permanenti, non fa schifo in uno contro uno. Se io fa schifo in uno contro uno, sì. È utile in multiplayer, perché esatto. Se tu bersagli il mio, bersaglio puoi bersagli qualcosa di anche di un altro. Esatto, però a tappa 2, di cui un nero rigeneralo. Ok, va bene. E passo. In hand non posso fare niente, stappo, pesco. Gioco terra. Io in hand sacrifico questo
Lo uso per parare nel caso mi attacchi, però mi porto avanti e lo sacrifico. Nel caso ti attacco. Appunto per quello mi serve che aspetti 30 secondi. Perché adesso ti faccio un dispetto. Fammi un dispetto. Allora, devo... Fammi un dispetto! Devo pagarmi delle vite qua. Pagale, pagale! Sei già a metà. Ho capito, ma devo per forza, perché sul cast hanno il colore di mana da lanciare. Quindi tappo, aggiungo nero e pago una vita. Tappo, aggiungo blu e pago una vita. E poi 2 e 2, 4. Gioco Sire of Station e pago per copiarla. Ogni qualvolta una terra entra in campo di battaglia sotto il controllo di un avversario, quel giocatore esilia le prime due carte del proprio grimorio e io pesco due carte. Quindi creo anche una sua copia che fa la stessa identica cosa. Quindi ogni qualvolta giochi una terra, esili 4 e io pesco 4. Ok. E io in risposta allora lo sacrifico quando tu li casti, che così e la terra entra e non esilio niente. Ok. Gioca a terra, gioca a terra. Ti faccio giocare io le terre. Non mi servono più. Sì, sì, adesso te le faccio giocare le terre. E direi basta. Non posso fare altro. A posto. Vado. Vai. Un, due, tre, quattro, cinque, sei. Wow. Nero e 4, distruggo tutte le creature. Cioè, mi vuoi male te? Sì. Devo sopravvivere, Andrea. Io non posso sopravvivere se continui a distruggere tutto così. E 2 che è morto, Ulalek. Diventa sempre più difficile giocarli. Tappo 2. Ciclo il Sheltered Ticket e pesco. Passo. Stappo. Pesco. Io rigioco il comandante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ulalek. Yeah, Ulalek. Passo. Tappo, pesco. Allora, vediamo che se faccio il cattivo. Cosa succede? Non l'hai già fatto il cattivo abbastanza? No, perché devo fare il cattivo in modo più... Non l'hai già fatto fin troppo il cattivo, più, l'hai già due volte. Più eco-friendly. 2, 3, poi mi restano 3 mana. Se io faccio così, mi restano 3 mana. Caspiterina faccio con 3 mana. Potrei provare a fare questo invece. Però altre 3 carte dal mio cimitero, che non è una bella cosa, però 2, 3, 4, 5, se io faccio 5 così, se io faccio 5, poi dopo sono messo così, vabbè, sarò clemente, lascerò tutto al fato. Tappo 5, lancio questo con fuga, esiliando altre 3 carte dal mio cimitero, esilio una terra. Questa stregoneria e un'altra terra. Questo quando lo lancio casca. 4, quindi entra, ok. Forza è pari, lui è come un Tarmogoyf, è come un Tarmogoyf. Poi
Maskwood Nexus. Le creature che controllo sono di ogni tipo di creatura, lo stesso vale per tutte le magie creatura e le creature che possiedo che non sono nel campo di battaglia. Tappa 3, tappalo, creo un cangiante 2-2. Sono tutti dei Lurgoyf. È vero. Ok, questo è rapido ma non conta niente. Passo. Vediamo se non pesco un'altra terra. Pesco, sì, un'altra terra, gioco terra. Beh, male non ti fanno. Sì, sì. Se devi fare tutte le tue cose pericolose. Vedo che leggi. Sì, leggo. Adesso devo pagare vite. Tappo, attingo due blu, pago due vite. E un 2, 3, 4 e 1, 5. Huggins Insight. Profetizzo X, dove X è il costo di mana maggiore tra i permanenti di controllo. 5. Poi pesco 3 carte. Cosa vuoi? Profetizzo di 5, peschi 3. Oh, sì. È la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5 mana stappati. Sicuro che pesco questa. E va bene, io profetizzo 5, metto così, poi pesco 3. Tanto terra di turno l'ho già giocata. E tappo 1, 2, 3, 4 e 1, 5 e gioco Forsaken Monument. Vacca bestia, questo è pericoloso. Più 2 alle creature incolori. Quindi il mio comandante è un 4, 7. Ogni volta tappo un permanente per attingere incolore, attingo una incolore addizionale. Ogni volta lancio una magia incolore e guadagno due vite, quindi potenzialmente adesso avrei anche 4 mana che non posso usare, quindi passi, stappo, pesco, poi tre colori giunge, più c'è un doppio X, quindi faccio così. Gluttonous Hellkit. Quando lancio questa magia, quindi sul cast, ogni giocatore sacrifica X creature. Doppio X, quindi ogni giocatore sacrifica una creatura. Ma se io me lo linko in risposta? E se ti entra a fine turno è un conto. No, non entra a fine turno. E però devo sacrificarlo. Anzi no, io posso fare un'altra cosa. Tappo, attingo 4 e gioco il Drazi Confluence. Posso scegliere 3, posso scegliere lo stesso più di una volta. Creo un colorless il Drazi creatura, sì, o una schifosa. Dove cacchio è? Qui c'è lo spawn, qui c'è il Shion. Poi esilio un permanente, poi faccio tutto il controllo. Potrei esiliare un Sol Ring. Sì, infine esiliarmeli per poi farli tornare sul campo di battaglia non mi serve. Quindi a fin fine mi creo tre. Anzi no, dai, questo il Sol Ring me lo esilio, me lo faccio tornare in campo e faccio un altro Sio. Così ho comunque tre mana che non può, che possono essermi utili. Quindi sacrifichi un Sio. Io la Blood Changer. Questi erano i due volte che è morto il comandante. Entra con 2 più 1 più 1 su di esso per ogni creatura sacrificata. Quindi ne sono sacrificate 2, entra con 4 segnalini più 1 più 1. Ok. Molto male. Lori, hai provato a fregarmi un'altra volta. Creatura, stregoneria istantaneo 4, artefatto 5, terra 6. Ho lanciato una magia in colore e faccio 2 vite. Sì. Terra 6, Planeswalker 7, fa vedere se... Instant, stregoneria, creatura, stregoneria, creatura, Planeswalker, artefatto. Quindi 7?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quello lì è un 2-7, quindi non succede niente. È un 4-7, P2, P2. Tapperò 3. Eternal Witness, riprendo in mano il Mindstorm Pulse. Che è quello che? Distrusion permanente e tutti gli altri permanenti con lo stesso nome. Che palle. Passo. So già che va sul comandante quel tafanario. O forse no, dipende qual è la cosa più grossa che metti giù. Stappo, bisogna pescare le cose grosse. Gioco un'altra terra, guarda le mie cose grosse. Bene, fai molta paura quando giochi le terre che ti aggiungono doppio mana. Non mi serve a niente. Allora, tappo, tingo 3, 6, 3, tappo, pago 1, attingo blu, 3, 4, 5, 6, lancio questo. Fai due vite, perché va a quitare, giusto? Vite e tappo questo. Tappo 2 per copiarlo. Ok. Quindi quando lo, cioè quando lo faccio, faccio una copia. Che la copia, dove è finita? Non c'è più la copia. Questa qua dice: ogni volta una creatura che controllo infliggo danno combattimento a un giocatore, posso pescare una carta. Tappa 4, una creatura che controllo non può essere bloccata in questo turno. Ok. Ragazzi, la mia sconfitta è vicina, vicinissima. Potrebbe essere. Direi, cavolo. Dovrei tappare 4 per dare imbloccabile a una creatura, e quindi dovrei tappare così. Mi rimarrebbero. Questo non attinge doppio. Questo ti attinge doppio. Questo attinge 3 mana. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10. Oddio. No, non lo faccio. Farò semplicemente un tappo 4 da imbloccabile al mio comandante. Sì. E ti attacco con il comandante. 4 danni, 4 1, 2, danni. 3, 4, 1, 2, 3, 4, e peschi 2. Pesco 2, vero? Pesco 2. Terra non l'ha giocata. Sì. Ho ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ma va bene, posso provare a stare così. Passo. Stappo, pesco. Ah, tappo 3, ti distruggo il monumento. In risposta. tappo 1, che se diventa 2. No, non posso. Non distruggi il monumento. In risposta non posso comunque fare altro, quindi niente, mi dimezzi il mio fantastico mana. Per fortuna, oserei dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, neanche la decenza. Gioco questo, faccio una vita, lo sacrifico, cerco terra base e la metto in campo tappata. Terra base tappata, allora... Ti attacco col 7-7 volante. Col 7-7 volante. Io non ho dei volanti. Perché vola quel coso lì? Perché è un drago che vola. Ah, ok. Tu mi attacchi con un 7-7 volante, io non ho volanti, e quindi prendo un 7-7 volante.
mi sembra normale. 7. Passo. In end non posso fare niente. E niente, stappo. Pesco. Adesso siamo... Io sono qua che se non vinco il turno dopo, perso. Tutto quel mana lì. Le cose che peschi diventano imbloccabili. Io ormai le mie risorse che distruggono le ho dovute sciupare quando eri ancora un piccolotto. Mm-hmm. Tappo 1. 2, 3. Anzi no, tappo sì. Oh, facciamo così. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, gioco il Morphon de Boundless, scelgo il Drazi, le mie magie del Drazi costano un penta in meno, le altre creature di controllo di quel tipo prendono più uno più uno. Beh, adesso sono più sgonfi, meno male. Sì, più sgonfi, più due più due, invece un più uno più uno. Poi, visto che mi sconta il mana in quel modo, quello tappo, colorato, posso tappare 2. E gioco il Drazi Displacer, tappa 3, esilio un'altra creatura bersaglio, poi farò tornare sul campo di battaglia sotto il suo controllo, tappata un'altra creatura bersaglio, tappe, beh quello potrebbe diventare un 3-3, eh sì, quello potrebbe diventare un 3-3 dopo. E tu hai un 1, 2, un... cos'è quel coso là grosso? 6, 6. No, non mi conviene. Passi? Sì, perché se ti attacco mi uccidi il comandante, se attacco il comandante. Ma sì, dai, passo. In end allora tappo 3 e lui crea uno shapeshifter, no, shapeshifter, sì, qualcosa lì. Stappo, pesco, tappo 3, gioco Grist, The Hunger Tide, fino a che Grist non è sul campo di battaglia un insetto 1-1, ok, e faccio il meno 2, posso sacrificare una creatura, se lo faccio distruggo creatura o Planeswalker, lo faccio, anzi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anzi prima tappo 7, gioco Disa, poi col meno 1 lo faccio, sacrifico l'Eternal Witness, distruggo questo. Tappo 1, protezione da tutti i colori, quello ha un colore nero-verde, quindi... Esatto, sì sì, no, è protetto. Protetto. Protetto, va bene. Bene, io entro in combat con il Latinum Cell Kit. Io in risposta tappo 3. Blinco. Tappato. Passo. Stappo. Pesco. Gioco terra. Qui si rema, Lori. Ma cosa si... Ma dai che stai stravincendo? Che... C'hai gli imbloccabili! C'hai quello che mi esilia, mi impedisci di attaccare? Eh sì, devo rimanere stappato per impedirti di attaccare. Tappo 2, 4, 5, 6, gioco il Deathstorm Error, Edron. Tappo aggiunge 3, che sono giusto giusto i 3 che servono a quello. Tappo un 2... 3-4, do imbloccabile a... Questo qui cosa fa col più 1?
Crea un insetto 1-1, poi millo una carta. Se un insetto è millato in questo modo, posso mettere un segnino fedeltà su Grist e ripetere il processo. Ripetere il processo, quindi sempre più 1? Sì. Ok. Io do un tappo... ho detto tappo 4, 1, 2, 3, 4, do imbloccabile al comand... anzi no, al... Morphon. Morphon. Lui è un 6-6, è il più grosso, è la Changeling, quindi è un... Anzi. Sì, a parte che è di creatura. Ti attaccherò con un 6-6. 6-6 imbloccabile. E pesco due carte. E... passerò. Stacco. Pesco. Tappo 1. Slitcher Supplies. Quando entra nel campo di battaglia o muore, millo tre carte. 1, 2, 3. Zio Tora entra nel campo di battaglia perché è un Lurgoif. Grazie. Quindi a io in risposta potrei. No, però... ti entra comunque, non è per sì. Che non te l'ho fatto alla fine tu, niente, non posso farlo. Non entra Zio Tora. Poi faccio il più 1. Mm-hmm. Creo un insetto 1-1. Poi millo una carta. Non è un insetto, quindi non ripeto il processo. Mm, ok. Poi entro nel campo, entro in combat con le kite. In risposta tappo 3, te lo blinco. Ok. Blinkato lì. Poi vado in end, all'inizio del step posso sacrificare un'altra creatura. Quando lo faccio, Zia Tora fa danno pari alla forza di quella creatura a any target e creo 3 tesori. Io qui se te lo blinco non cambia niente anche in questo caso perché rientra. Beh, l'abilità è già partita. Sì. Che sono entrato in l'abilità c'è in pila, se tu lo blinchi non. Io sacrifico questo, quindi si impila, ha senso che sacrifico questo? Non ho capito quella che fa sto coso. Sacrifico un'altra creatura, quando lo fai, devi andare target e tu crei 3 tesori con qualsiasi bersaglio. Ti faccio un danno in faccia, creo i 3 tesori. E questo qui muore, quindi macino 3. 1, 2, 3. Yungi, che è un Lurgoif. Quella roba lì è pericolosa adesso. Lui, che è un Lurgoif, entra. Mm-mm. E niente, sono in end, è andato, è il tuo turno. In end, tappo 3, ti blinco... Questo qui cosa che fa? Quando? Quando muore. Io ti blinco questo, dai. Entra e te, tappato. È tappato. Stappo. Pesco. Gioco terra. Allora, quanto mana ho? 4, 8, 12. Potrei rendere 4 creature imbloccabili. Tu hai 29. Io ho 5, 10, 14 e 6. 20. 20. Però dopo non riesco più a. E quindi siamo già alla frutta. Quante creature rendi imbloccabili? Sì. Non posso sbilanciarmi troppo. Io ti starei a contare quante creature gli tappo. Anche quante creature gli tappo allora. Allora, tutto questo costa uno in meno. Quindi potrei tappare. Un, due, tre, posso lanciare questo, dice ogni volta un'altra creatura non pedina che controllo muore, creo un Eldrazi coso. Uno Shion, chiaro. Uno Shion, mi sa che i due in più non li pago.
i due in più non li pago e basta. Tappo 4, rende bloccabile lui e poi mi ripasterebbe un 2 3 1 2 3 1 2 e 1 2 3, quindi 1 2 3 1 2 3, potrei farlo 3 volte. Vabbè, da rende bloccabile lui ti attaccherò solo con lui che è un 6 6. E pesco 2. E tu devi millare 2? Perché? No, cos'è che diceva? Diceva? Pesco basta, pesco. Ok. E beh, sei in end? Sono in end. Puoi fare quello che devi fare. In end lancio con Lampo l'Infested Trinax. Cosa fa? Trinax a Lampo 4-4. Quando entra, fino alla fine del turno, ogni qualvolta una creatura non tocca che controllo muore, creo un numero di saprolingi per la sua forza. Quindi in sostanza niente. Perché se aveva una creatura in più attaccante. Sì. Poi tappo 3, creo un altro Shapeshifter. Ok. Shapeshifter. Stappo. Mi uccidi così, vai. Pesco. Faccio il più 1, 3, creo un altro insetto, che però questo non è attaccante, non può attaccare, millo una carta, terra, niente, vigliacco. Allora, tu hai di bloccanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ho 11 punti vita. Mi togli i tre volanti, 1, 2, 3. E poi ne hai 1, 2, 3, 4, 5. Ho perso. No, me li pari tutti. Beh, potrei provare a pararli. Eh no, senza potrei provare, li pari. Tu li pari, è una cosa, non è che potrei provare. Beh dai, facciamo così, io entro in combat con i draghi. Allora, questo... Pian... 5, sono dei 5. Questo è un 4-4, questo è un 5-4, questo è un 3-6, questo è un 2-2. Oh, 3, 6, allora, se attacco con questi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me li pareresti potenzialmente tutti. Esigli, non succede niente, quindi io attaccherei solo con questi. Tu attacchi solo con quei tre? Questo cosa ti dice? Quando fa danno crea un Tarmogoyf. Quando un cosa messo al cimitero, lui sacrifico e faccio danno a cosa a fine turno in base alla forza della creatura sacrificata. Che tu potresti shottarmi con quello alla fine. Quindi quello... se non mi fai fuori prima te con gli imbloccabili. Tappo 3, esili una creatura, fai un Changeling 1-1. Vabbè, allora ho perso. Diamo il Changeling, il Shapeshifter con 1. È finita. E è finita. Tappo 3 e altri 3, gli altri 2 te li blinco e diventano tappati. Basta, allora gioco il tempio, profetizzo. La dritta? No, non c'è? No, non c'è. Che peccato. Passi? Stappo. Questo qui è morto. Pesco, gioco terra, allora tappo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gioco Twin Discord. Aspetta. 4. 4 e 4. Potrei dare imbloccabile a tre creature. Però non lo so. Questo qui dice... Sto pensando se copiare. Questo qui dice ogni volta attacco, scelgo pari o dispari. Le creature col mana scelto non possono bloccare in questo turno. Quindi se io ne ho due...
Io uno scelgo pari, con uno scelgo dispari. Nelle creature pari, nelle creature dispari possono bloccare. Esatto. In teoria non dovrebbe andare in conflitto perché non è leggendario. Esattamente. Quindi io posso tappare due mana. Sì. Creo una pedina che è una sua copia. Esatto. Attacchi con tutti e hai vinto. Sì, perché io attacco, scelgo pari, scelgo dispari e quindi non puoi bloccarmi con niente. Con niente. E tutte le mie creature hanno blood... Sete di sangue, vabbè. Che non mi ricordo mai cos'è. Se hai fatto danno, quelle che entrano dopo entrano con un più uno più uno. Cioè in quel caso due più uno più uno. Comunque, insomma. E quindi ti attaccherò con tutto quello che ho. È stata la fine. Sì, questo qui, alla coppia di questo è abbastanza pericoloso. E io avevo possibilità solo con Zia Tora. Era l'unica... l'unica possibilità, però. Infatti ho detto questa qui mi sa che finisce su qualcosa di pericoloso. Sì, di molto pericoloso. Beh, gli Eldrazi come hanno mantenuto le aspettative e sì, è partito molto lento, me l'ho fatto due volte dopo un logoramento massivo, sì. È riuscito ad arrivarcene in fuori HD. E si è mangiato i Tarmogoyf. Sì, a fatica li ha mangiati, sono difficili da digerire questi tarmogoyf. Direi che dopo 45 minuti di video possiamo anche concludere. Sì. Dall'antimeta è tutto. Al prossimo video.